Si può ancora essere originali con un genere ormai spremuto come un limone, ovvero il genere supereroistico? Ci siamo beccati film, serie TV, fumetti, fra un po' Batman farà quasi 100 anni di storia editoriale. E quindi io vi chiedo, sarà ancora possibile essere originali trattando supereroi? La risposta è sì, oggi vi consiglierò un'opera che mi dà ragione, mentre la risposta alla domanda, ma come ha fatto? Beh, per questa risposta aspettate dopo la sigla. Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie TV, film e fumetti a un solo clic da voi, per veri pigri. Condotto dal mitico Frechete, disturbato da quella lota di Alfredino. Uè, ciao patatoni, rieccomi. Io sono Frechete, sono uno sceneggiatore di fumetti e anche un editor. E anche un podcaster, perché altrimenti che starei a fare qui? Siamo arrivati alla puntata 100. In realtà la puntata 100 ufficiale era quella precedente, però ve lo devo dire, ho cancellato una puntata tempo fa, tipo la terza, perché era un audio pessimo. Stavo sperimentando con i microfoni e ho fatto un casino, ho fatto un inguacchio e per vergogna a un certo punto ho cancellato quella puntata, però niente di che, faceva abbastanza schifo, non vi siete persi nulla. Comunque sono mancato un mese e mezzo perché ho scritto, ho fatto, ho detto e poi molti di voi mi hanno chiesto che fine ha fatto Alfredino, perché non c'è più nel podcast. Se volete rivedere Alfredino, sarà qui questa sera, non qui proprio fisicamente perché c'è zona rossa, ma saremo su Twitch per news non richieste, un format su Twitch dove io e Alfredino commentiamo le news sul mondo della serialità. Della cultura pop, dei fumetti, delle serie TV e quelle cose lì. Insomma, mi sa che serie TV l'ho detto un paio di volte. Poi ho detto anche una cazzata nell'intro, perché ci sta che dopo un po' che non faccio podcast dico cazzate. Non è che Batman farà fra un po' 100 anni di storia editoriale, ce ne vogliono ancora 18 di anni. Però era una frase d'effetto, ci sta, fa molto acchiappa. Poi voi non lo sapete, ma su Spotify bisogna ascoltare il podcast per almeno 30 secondi prima che mi conti un ascolto, quindi con quella frase glielo aspettati, no? Vi siete beccati la sigla, i 30 secondi sono andati e io mi sono preso l'ascolto. A parte le cazzate, in questo periodo sono stato un pochettino su Amazon Prime perché è avvenuto un mezzo miracolo. Finalmente è uscita la serie televisiva di Invincible. Invincible è uno dei fumetti più freschi che io abbia mai letto negli ultimi anni. La cosa meravigliosa è che è anche un cartone animato, quindi non c'è più possibilità che la mancanza di budget porti a tagli, cuci e cose strane, perché si sa che i film, le opere tratte dal mondo supereroistico soffrono un po' del budget. Tutti noi vediamo i film della Marvel e poi li confrontiamo con le serie in stile Arrow e ci accorgiamo come la differenza di budget spesso, ecco, a volte disimparo a parlare spesso, ci faccia notare come basti soltanto quel milioncino di dollari per far sembrare una scena pacchiana una gran figata. È una cosa assurda. Lo so cosa vi starete chiedendo, Fregat, cosa ne pensi della Snyder Cut? Io penso che la Snyder Cut sia stata una grandissima, un grandissimo evento, perché finalmente il pubblico è riuscito a salvare un film dalle major cattive. Cosa ne penso della Snyder Cut a livello, come si può dire, cinematografico? È un film di Snyder. Io non amo molto Snyder, quindi sarei un po' di parte, però 4 ore di film di supereroi lo reputo un po' troppo. E lo so che l'hanno detto che l'hanno fatto a episodi, quindi io posso decidere di vederlo a episodico e pensarla come una mini, però non è una mini, è un film. Se è un film di 4 ore, se non sei Barry Lyndon o come cavolo si chiama il personaggio di Kubrick, la sa perde, perché 4 ore così allungate con i rallenti era proprio la masturbazione di Snyder cinematograficamente parlando. Io lo so che in questo momento lui ha vinto una battaglia e ce lo doveva far vedere a tutti che ha vinto una battaglia, che quello era il film come l'aveva pensato lui. Ma zio Billy, 4 ore basta, Snyder. Hai vinto? Bravo, bravo. Sono contento per te, ma anche basta. Basta. E comunque, fa fantastico vedere come tutti quanti adesso dicono che Snyder era fighissimo, quando fino a 2 anni fa, boh, Snyder ha fatto la fine di Nicolas Cage. Nicolas Cage era odiato da tutti negli anni 90, poi a un certo punto internet l'ha scoperto, hanno iniziato a fare i meme e adesso Nicolas Cage è un attore fantastico, lo adorano tutti, neanche che fosse Keanu Reeves.
Però vabbè, questa cosa qui l'avevo già detta, mi pare, in un video di Barbaroff, e quindi la san perde, ormai è una cosa che ho già detto. Ma torniamo al discorso principale. I supereroi hanno già detto tutto? In realtà sì, perché secondo me certe tematiche sono già state affrontate, però cos'è che cambia il punto di vista? Ce l'ha insegnato The Watchmen negli anni 80, nell'86, quando uscì quest'opera meravigliosa. Chi non l'ha vista dovrebbe recuperare l'opera fumetti e poi recuperare la serie televisiva, che è un seguito dell'opera fumetti, ne ho parlato in un podcast. Lì si decostruiva il supereroe, cioè si cercava di trasformare quello che prima era quasi un dio greco, far vedere che dietro la maschera c'era molta vulnerabilità, erano pur sempre persone, come tutte le persone fanno degli sbagli, quindi si cercava di distruggere il mito del supereroe. Poi ci sono stati altri modi di reinventare questa ricetta, tipo con Kick-Ass. Kick-Ass non era nient'altro che una persona normale, mitomane, che si è messa in testa di diventare un supereroe senza poteri. Come andava a finire? Che all'inizio lo menavano, lo massacravano di botte. Infatti il primo Kick-Ass, intendo il fumetto, è un'opera cruda, il film è un po' più cazzone. Però mentre il fumetto diventava cazzone col tempo, il film si è fermato al secondo episodio e non sappiamo mai come va a finire. Se voi invece volete leggervi tutta la trilogia di Kick-Ass è disponibile, però vi dico che il primo episodio è molto bello, c'è cioè la prima parte, poi Kick-Ass 2, Kick-Ass 3 crolla. O in questo momento sto leggendo Kick-Ass, una nuova serie, quella sempre di Mark Millar, ve ne parlo giusto per completezza, perché nella nuova serie, invece di esserci il personaggio di Kick-Ass classico, il ragazzino che a un certo punto della sua vita decide di mettersi un costume da sommozzatore e andare a pestare i criminali e poi diventa famoso su YouTube, qui invece abbiamo una tizia che è un ex soldato che è stato in Afghanistan, che decide di derubare criminali per dargli alla sua famiglia. È una storia alla Breaking Bad, diciamo. Quindi diciamo che adesso in questo momento Kick-Ass per Mark Millar, il suo autore, sta diventando quasi una maschera, quasi come Phantom, quel personaggio a fumetti che passa di testimone in testimone, però i cattivi pensano che sia immortale, perché se sembra, c'è sempre un passaggio di testimone, qualcuno avrà sempre quel costume e sembrerà immortale. Perché ho fatto tutto questo preambolo? Perché come potete vedere ci sono diversi modi per poter inventare il concetto di supereroe. Il supereroe alla fine è talmente generica la questione che si può giocare come si vuole. E infatti Invincible com'è che gioca? Invincible gioca partendo dalle basi, facendovi vedere il massimo del cliché. Infatti molte persone che leggono il fumetto di Invincible, appena iniziano a leggere, notano sì una freschezza nei dialoghi, notano sì una freschezza nella regia, cioè nell'imposizione della gabbia. La gabbia nei fumetti è la divisione delle vignette, Non è che sto utilizzando termini chissà che, però quando è che esplode Invincible? Ti fa vedere le basi, i cliché, per poi ribaltarteli. Nella serie televisiva presente su Amazon, che ricordo che è cartone animati, anche se prima se ne parlava come se dovesse uscire un film, ma per fortuna che non è uscito il film, perché come ho già detto bastava che facessero dei risparmi o mettessero il regista sbagliato, sarebbe uscita una ciofeca. Bene, nella serie già alla fine del primo episodio c'è questo colpo di scena. Perché c'è questo colpo di scena? Cos'è questo colpo di scena? A un certo punto Kirkman, che già ci ha abituato con The Walking Dead, a partire da un concetto semplice, un'invasione zombie, poi facendocelo vedere in un'altra prospettiva, cioè in The Walking Dead il punto forte era che potevano non esserci gli zombie, perché erano gli umani in una situazione di emergenza che diventavano bestie, il vero nemico. Non il mostro che sta fuori, che ti cerca di mangiare, perché alla fine i veri mostri sono le persone. E il modo in cui Kirkman te lo racconta all'inizio e poi successivamente nel fumetto ti racconta come l'umanità si possa ricostruire, come la società in una certa maniera si ricrea sempre, perché l'uomo è destinato a creare una società, è quel punto in più. Invincible invece parte da quello per mostrarvi qualcos'altro. Cioè, cos'è che fa Invincible? Parte dalle basi per poter mescolare diversi generi. E quindi che succede? Dopo il colpo di scena che proietta Invincible in qualcosa di strano, perché, e io non posso farvi spoiler, però tutto cambia, i ruoli si invertono e quello che pensavamo fosse vero e giusto diventa sbagliato, diciamo così, beh, qui Kirkman fa la genialata, inizia a mescolare i generi. In Invincible si passa da teen drama a scazzottate dove spuntano anche le ossa,
per quando sono violente, e ci sono scene davvero pesanti, perché a un certo punto il protagonista subirà anche violenza, ma non vi dico oltre perché spero che lo mettano nel cartone animato. Ma ci sono anche diversi altri punti di vista. In Invincible i cattivi non sono davvero cattivi, come direbbe una canzone di Wes Anderson. In Invincible ci sono dei punti di vista e molti cattivi verranno poi presi in considerazione, perché non hanno del tutto torto. Ci sarà un terrorista in Invincible che farà una strage, però la sua idea per salvare il pianeta, il suo modo di vedere il mondo, benché collegato a modi di fare un pochettino estremi, cioè fare una strage magari anche no, metterà la pulce in orecchio ai supereroi e ai protagonisti principali che, oh, ma sai che forse potrebbe non avere torto, perché cioè non c'è più quel personaggio completamente sbagliato, o i punti di vista sono soltanto quello che ci mostrano gli eroi della storia. Anche i cattivi hanno la loro ragione, gli eroi ne concedono, però tutto quanto poi porta a una sequenza di eventi che rende anche la saga di Invincible, che è conclusa, e questa cosa qui rende Invincible una storia di supereroi atipica, perché di solito siamo abituati ai supereroi della Marvel che non finiranno mai, quindi banalmente i supereroi a volte sono ripetitivi perché gli autori si cambiano come se fossero allenatori nelle squadre di calcio, ognuno vuole portare il suo punto di vista, e quando ognuno porta il suo punto di vista, magari non avendo letto quelli prima, e questo è un errore degli sceneggiatori, a volte ripetono un po' gli stessi concetti, no? Spider-Man ha i superpoteri, quindi da grandi poteri di una grande responsabilità, lui potrebbe diventare ricco, però se non fa la cosa giusta qualcuno potrebbe morire, e le solite robe per quando riguarda Spider-Man, per esempio. Invece in Invincible il personaggio cresce, e crescendo cambia il suo punto di vista, cambia il suo modo di vedere le cose, e cambiano anche le interazioni con gli altri personaggi. All'inizio il supereroe, il protagonista, che è un ragazzino, figlio di un alieno in stile Superman, che è tipo il protettore della Terra, che ancora non sviluppa i suoi superpoteri, una volta che avrà sviluppato i suoi superpoteri, ci mostrerà attraverso una storia di crescita, una storia di formazione, perché è questo che è Invincible, una storia di formazione, ci mostrerà come i punti di vista possano cambiare, come all'inizio lui l'unica cosa che voglia fare è essere accettato, quindi farà parte di un piccolo team in stile Teen Titans, in stile X-Men, con tutti i giovincelli che vogliono fare i supereroi, poi cercherà di essere come il padre, poi avverrà quel colpo di scena che ribalterà tutte le carte, quello che vi ho detto ma che non vi voglio dire per non farvi spoiler. E poi succederà che lui, come una persona adulta, inizierà a litigare, perché vedrà che non tutti hanno le stesse idee. Cioè, immaginatevi la Justice League, è impossibile che sei persone così egocentriche vadano d'accordo così bene. Infatti hanno cercato di trattare questa cosa, però per ragioni di vendita non puoi modificare troppo il team della Justice League, capite? Perché se Batman litiga con Superman non si parlano più, tu non puoi più fare la serie Batman e Superman che vende abbastanza. Invece in Invincible, visto che è fatto da un autore unico che conosce tutta la serie e quindi non c'è ripetizione ma c'è proprio un percorso, Questa ripetitività non c'è. C'è sempre un'evoluzione nel personaggio, un'evoluzione che è sempre mancata nei fumetti supereroistici o nei film supereroistici, proprio perché c'è un avvicendarsi di autori e non c'è quella continuità. Questo riesce a fare Invincible. Quindi cos'è che fa Invincible? Riesce a mescolare diversi generi e diverse cose, un po' come la vita: si passa da preoccuparsi di passare gli esami all'università a spaccare la faccia a qualcuno, a vedere un amico che è attaccato da un mostro, di quelli che succede, capitano sempre, no? Nei fumetti di supereroi c'è sempre quel mostro che attacca New York, e se ci rimane secco ci rimane secco, non sempre le cose vanno per il verso giusto e non sempre i rapporti portano sempre a tipo riconciliarsi, perché è vero che ci sono tantissimi supereroi e tutti cercano di fare la cosa giusta, però le litigate possono capitare, e tutta questa mescolanza, tutta questa poi questa coerenza narrativa, come dicevo c'è un autore unico che fa dall'inizio alla fine, rende Invincible una piccola perla. E la serie, anche se soffre della sindrome di Walking Dead, perché dico la sindrome di The Walking Dead? Perché anche se è ispirata al fumetto, ne tiene il mood e gli eventi principali, in Invincible la trama è raccontata in modo diverso, è diversa dal fumetto, quindi chi l'ha letto il fumetto troverà delle differenze. Come dicevo, il colpo di scena, che nel fumetto era al terzo numero, qui è subito dopo una puntata, anche se sono di 40 minuti. Un'altra cosa brutta della serie Invincible è la pacchianeria della messa in scena. Il disegnatore, che non dirò il nome perché non lo so pronunciare, ma andate a cercare voi,
se sul fumetto il suo modo di disegnare pulito, quasi minimal, può essere bello da vedere su carta, in una serie televisiva dove i fondali sono 3D e i disegni sono semplici perché si vogliono avvicinare al disegno dell'artista principale della serie, che non lo dirò, adesso stavo per dirlo, però so che mi prenderete in giro, benissimo, danno un effetto pacchiano. Vediamo questi disegnini e dietro questi fondali 3D. Le scene nella scuola sono imbarazzanti, c'è questo fondale 3D con i personaggi che sono sempre gli stessi, c'è il riciclo di quella scena per fare dell'ingresso della scuola. E a volte le animazioni, non quando si pestano, perché quando si pestano sono abbastanza veloci e ci sta, ma quando i personaggi sono fermi a parlare sono veramente un po' sciatte. Però nonostante questa sciatteria della messa in scena, la serie è bella gustosa e ve la consiglio anche se avete letto il fumetto, e ve la consiglio anche se non amate i supereroi. Vi consiglio solo di aspettare la fine della prima puntata, perché da lì ci sarà qualcosa di figo. E poi il bello di Invincible, che quando dico che prende in giro tutto è perché c'è, non è che prende in giro, prende spunto, ci sono tutti gli stereotipi di tutti i supereroi, quindi è come vedere come se fosse un sunto, come se fosse una persona che, avendo letto tutto quello che c'è stato, ha cercato di fare un'opera omnia, quasi un entry level per chi non l'ha mai visto, quasi un finale per chi è stufo di vedere le solite robe ma è affezionato a certi personaggi, che rende felici tutti. Quindi vi consiglio di guardarvi questa serie, perché spero che faranno altre stagioni, perché conoscendo il fumetto ce ne potrebbero essere almeno 8. E nel frattempo vi do il benvenuto, anzi un bentornati al podcast, da tanto che non lo facevo. Non vi preoccupate, tornerò sempre più spesso, non è un addio di nuovo, sono qui per restare. Stasera ci becchiamo su Twitch, il canale è THFRACT, tutto attaccato, ci sono i link in descrizione. Se invece volete preordinare il mio fumetto, Ramiro, una vita da lucertola, e quindi dare una mano al canale, la prevendita è sempre qua sotto, mi fate un immenso favore, e magari fate un favore anche voi, perché magari il fumetto vi piacerà. Mentre se invece volete entrare nel gruppo Telegram per parlare di Invincible, parlare di altre serie, ormai si è fatto un gruppo bello affiatato, si parla di serie TV, di fumetti, di cinema in maniera proprio wewe, come direbbe Alfredino, il link è sempre qua sotto per accedere. Mentre se volete Alfredino nel podcast e non volete vedervelo su Twitch, ragazzi, presto tornerà anche Alfredino sul podcast, dobbiamo soltanto trovare un modo per poterlo registrare, ma presto ci sarà di nuovo. Quindi patatoni, vi ringrazio per aver ascoltato di nuovo questo meraviglioso podcast, scusate se ogni tanto mi sono impappinato o sono tornato sempre sugli stessi argomenti, ma sto cercando di riprendere il ritmo, ma adesso ho rotto il ghiaccio e questa era la cosa più importante. Vi mando un grosso abbraccio, ci aggiorniamo, fate i buoni, fate i patatoni, ciao ciao patatoni.